ciao a tutti i lettori e un grazie speciale al Circolo dei Lettori che mi ospita per quella che è una lezione a cui io tengo moltissimo, perché Elsa Morante è per me la scrittrice, il punto di riferimento letterario principale da sempre, sia da lettrice che poi quando ho cominciato a scrivere. Ecco, la storia di Elsa Morante, come forse qualcuno saprà, è stato un libro che quando è uscito nel 1974 ha generato un caos di polemiche, è stato molto osteggiato dall'establishment della letteratura, da tutti gli intellettuali, è stato fortemente criticato, ha ricevuto un sacco di stroncature anche da scrittori come Pierpaolo Pasolini, da pressoché quasi tutti i critici, e però ha incontrato un enorme favore del pubblico. È stato un libro da 600.000 copie, quindi un caso letterario e editoriale storico, appunto, un evento vero e proprio che Elsa Morante aveva da subito un po' immaginato così, perché lei ha pensato proprio a questo libro ai lettori più semplici, ai lettori addirittura analfabeti, la dedica è proprio a loro, e quindi ha immaginato questo romanzo come un modo per arrivare a tutti e dare scandalo, perché la storia per Elsa Morante è uno scandalo, in particolar modo il potere che innerva la storia e la rende quasi una parodia della realtà, che tradisce poi la vita di tutti e nessuno che abitano la storia. Quindi c'è in questo romanzo un grande scontro, adesso ve lo racconterò meglio, però intanto voglio dirla subito: c'è un grande titanico scontro tra la storia con la S maiuscola che arriva e ci travolge con estrema violenza, e noi che siamo delle piccole storie con la S minuscola e che siamo fatti di un'altra pasta rispetto a quella delle logiche del potere. Per Elsa Morante l'umanità, che poi è l'umanità semplice, piccolo borghese, perché lei racconta da Menzogne e Sortilegio all'Isola di Arturo alla storia, Racele un po' diverso, però racconta essenzialmente la piccola umanità, povera, senza tanti strumenti, che si arrabatta nella vita e che però alla vita vuole restare aggrappata, laddove invece la storia è abitata da potenti, da capi, da persone che sono senza scrupoli e senza volto. Infatti nella storia noi non li vediamo mai, quelli che la storia la fanno, noi vediamo solo quelli che la storia la subiscono. E quindi c'è questo grande scontro tra appunto storia e vita. Elsa Morante, oltretutto, è una maestra nel raccontare questa vita che tutti noi viviamo proprio in maniera biologica, nei nostri istinti, nei nostri corpi. E questa ed è praticamente una vita senza storia. Lei racconta magistralmente le donne, e il corpo delle donne è sempre un luogo senza storia, arcaico, primitivo, preistorico, e la grande protagonista della storia appunto è Ida Ramundo. Ida Ramundo è uno dei personaggi più belli, a mio avviso, di tutta la produzione morantiana, ed è di fatto, insieme a suo figlio Giuseppe, colei che sfida col suo corpo la storia, anche se di fatto la fugge e ne ha paura. Per chi non avesse mai letto questo romanzo, ne traccio brevemente la trama, perché poi io voglio soltanto incuriosirvi a leggerlo in prima persona. La storia inizia un giorno, il 7 gennaio del 1941, con uno stupro. Voglio dire che il primo capitolo della storia è uno dei capitoli più belli che io abbia mai letto, perché è costruito in modo magistrale dal punto di vista proprio narrativo. Si apre con un soldato tedesco che cammina svogliato, arrabbiato per Roma, è molto giovane. Ecco che Elsa Morante ha questa enorme capacità di non giudicare, tranne i potenti, tutti gli altri, anche questo soldatino tedesco, che è
una persona che si macchierà di un crimine enorme, cioè uno stupro, però è un poveraccio, è un povero Cristo, è un ragazzino, è giovane, gli manca la mamma e però sta cercando un bordello in giro per Roma. E dopo aver bevuto all'osteria di Remo, che è un posto speciale nel romanzo, si imbatte nella nostra Ida Ramonto, che è una donna di 37 anni, assolutamente non bella, non talentuosa, non acculturata, fa la maestra, quindi ha una certa minima cultura, ma non è sicuramente un intellettuale. E questa donna, rientrando a casa con i suoi fianchi cascanti, ecco che Elsa Morante indugia molto nella descrizione di questa donna di 37 anni che è completamente sfiorita, è spaventata, perché una donna avrà i suoi motivi per essere spaventata, dopo ve li dico, però è una donna paurosa del mondo, è così reale Ida Ramonto, già al primo incontro con lei, sta tornando a casa e si trova davanti questo soldato tedesco che ha una gran nostalgia di casa e invece dovrà andare in Africa e si avventa su di lei. A questo punto, un attimo prima della violenza che si consumerà in casa, si apre un meraviglioso antefatto sulla storia dei genitori, tutta la storia di Ida Ramonto. Ecco che anche qui Elsa Morante è bravissima a dirci, ci descrive Ida, però Ida non è un'immagine, Ida è una storia, è la sua piccola storia che inizia in Calabria con i suoi genitori. E qui, quindi si apre tutto uno sprofondamento narrativo nel passato, di cui Elsa Morante è magistralmente la migliore. Lo dice anche Cesare Garboli, che secondo me è un'ottima guida per affrontare ogni romanzo di Elsa Morante e anche la storia. E quindi noi sprofondiamo in questa terra antichissima che è la Calabria dei contadini, con questo padre, questa madre di Ida Ramonto, nella loro semplicità, di questo mondo contadino, che è un mondo a cui Elsa Morante è molto affezionata. Ida Ramonto ha entrambi i genitori insegnanti, ma sono insegnanti arcaici, sono persone non toccate dalla storia, stanno in quella Calabria che è una specie di isola, come l'isola di Arturo. Cos'è l'isola di Arturo? È l'unico punto non toccato dalla storia. Ed ecco, anche in questi antefatti, in questa storia di Ida Ramonto familiare, c'è questo mondo contadino illibato, e viene raccontato attraverso un segreto anche, che è il segreto della madre di Ida, cioè il fatto che lei è ebrea. E questo è un segreto che naturalmente nel 1941 per Ida, mezzo sangue, sarà qualcosa di terribile da tenere nascosto. Quando Ida incontra questo soldato, la sua terribile paura è che lui sia venuto a prenderla. Quindi quando si chiude l'antefatto, poi si consuma questa violenza che dà il là a tutta la guerra della storia. C'è questo stupro che è raccontato anche qui in una maniera senza fare sconti alla crudeltà della violenza, però anche sempre ricordando che questo Gunther, questo soldato tedesco, è anche comunque lui stesso vittima di una storia che l'ha preso, l'ha strappato e lo manderà a morire di lì a qualche giorno nel Mar Mediterraneo verso l'Africa. Mentre si consuma questo stupro, Ida è visitata da uno shock epilettico, che quindi anche qui, no, c'è sempre tra la violenza esterna e però quello che ci ribolle dentro, i mali oscuri, le ninne nanne cantate dalla madre. Ecco che Ida, mentre subisce la violenza della storia, comunque sprofonda in un prima. C'è sempre un prima che non è toccato appunto dal tempo. Elsa Morante è bravissima, soprattutto in un romanzo come questo, che è ancora più incredibile, è bravissima a raccontarci la preistoria, che è questo luogo di, appunto, di sogni, di ninne nanne. Tutta la storia dal 1941, quando avviene lo stupro, al 1942-43, quando si susseguono in questa Roma abitata da Ida
le più grandi bombardamenti. Ecco, qua, mentre accade tutta questa feroce storia che invade le case, che le butta giù, che lascia le persone sfollate, Ida, Ramundo, i suoi figli di cui ora vi parlerò, gli altri personaggi sognano. Sognano continuamente, immaginano, c'è sempre una fuga in tutti i romanzi di Elsa Morante, compreso questo, verso una realtà altra. E cos'è più vero? È vero la violenza della storia, i fatti storici, le cronache dei giornali, oppure è vero quello che questi personaggi provano, sognano, sentono, ricordano? È incredibile come nella storia non ci sia mai il futuro. È un tempo assente. Dopo che Ida Ramundo verrà violentata, rimarrà incinta. Lei ha già un figlio grande, Ninnarieddu, che è un personaggio che ha solo fame di vivere, è un adolescente parente dell'Arturo, dell'isola di Arturo, ma è un personaggio assetato di protagonismo, di vita, così diverso da questa madre che invece ha paura di tutto e resta chiusa in casa, e quando scopre di aspettare un altro figlio, lei è vedova, quindi sente su di sé la colpa, lo scandalo, questo figlio padre di NN, non sa neanche lei come fare a metterlo al mondo, ne ha così paura che non ci pensa. Ecco che le donne di Elsa Morante sono spesso così, non pensano, agiscono per istinto. Lei è questo corpo che nasconde questa pancia, ogni giorno va a insegnare a scuola, ha paura di prendere l'autobus per attraversare la città, da casa sua a San Lorenzo alla scuola. È una donna che si difende da tutto e da tutti, e soprattutto ha paura che venga scoperto il suo segreto di essere per metà ebrea. Nello stesso tempo non riesce a fare a meno di andare, di raggiungere il ghetto. Il ghetto ebraico è il luogo in cui appunto lei si sente magneticamente attratta e quindi va continuamente a cercare questa umanità umilissima, perché stiamo parlando del ghetto ebraico di Roma negli anni 40, dove c'erano persone che sostanzialmente ambulanti, che vendevano, un'umanità molto semplice, che a malapena scriveva, e Ida, in maniera assolutamente opposta alla paura, non riesce a non andare là. Perché il ghetto? Infatti partorirà suo figlio, il figlio della violenza, lo partorirà proprio al ghetto, anche qui preistorico, di sangue, di ninna nanne, di questa umanità che più è semplice, più è vera, è un'umanità distinti. Le donne di Elsa Morante non si innamorano mai, non provano amore. Ogni volta che vengono attratte è una questione di istinto, una questione di pancia, una questione di viscere. Ecco ancora quanto ferocemente alla storia si contrappone invece poi nella narrazione le viscere di questa donna che partorisce questo figlio, che è Euseppe, ed è l'altro grande protagonista di questo romanzo, un figlio che nasce prematuro, un bambino molto gracile, figlio appunto di un evento di violenza, eppure assolutamente non solo innocente, ma il punto di luce di tutto il romanzo. E così voi immaginate, mentre la storia va avanti negli anni più osceni, dice Elsa Morante, più osceni, l'oscenità della Seconda Guerra Mondiale, quindi mentre ci sono i bombardamenti, mentre poi arriveranno i tedeschi e metteranno a ferro e fuoco la città, ci sono questa madre e questo figlio appena nato, che fronteggiano tutto questo in maniera assolutamente disarmata. Però di fatto la verità è che la storia per loro non ha senso, perché Ida, l'unica cosa che fa dentro Roma è traslocare, è cercare cibo per lei e per il figlio più piccolo, perché l'altro, Ninnarieddu, invece passerà dall'essere un fascistello a poi tornare partigiano, a poi diventare trafficante. Però quella di Ninnarieddu è un'altra storia, fa parte degli adolescenti, dei maschi di Elsa Morante, laddove invece il nucleo, secondo me anche più vero,
E più straordinario di questo romanzo sta proprio in questa donna semplicissima, con questo bambino speciale e però fragilissimo, che deve provare a difendere e a nutrire. Si troveranno presto loro che stanno a San Lorenzo, con la casa bombardata, sfolleranno in uno stanzone in Pietralata, dove si troveranno a vivere con altri, ed ecco qui il valore storico di questo romanzo da rileggersi proprio oggi. Cos'è stata la guerra è davvero difficile da capire se non ci si mette nei panni di qualcuno. Non è un affare ideologico, anche qui è un affare di sentimento e di pancia, capire cosa significa ritrovarsi improvvisamente senza casa, senza cibo e con la minaccia continua di qualcuno che può venire, prenderti e buttarti su un carro bestiame e deportarti in Germania o violentarti. Cioè la violenza assoluta della guerra è qualcosa che viene raccontato qui molto bene, proprio perché in maniera carnale. E nello stesso tempo però è meraviglioso vedere e leggere e sentire una costante allegria, una costante vitalità in questi anni della guerra. Elsa Morante ragiona molto per antifrasi e opposizioni e tutta la parte dei bombardamenti, dello sfollamento, del vivere promiscuamente insieme ad altre famiglie sconosciute nello stesso stanzone, con un solo bagno, con il morso della fame che ti prende e ti porta in giro per la città a caccia come un cane randagio. Ecco che tutto questo è però vitale. Ninna Rieddu torna con la sua spavalderia, vuole cambiare il mondo, diventa partigiano e lo diventa però con questo slancio vitale che vuole mangiarsi il mondo, mangiarsi la vita, essere emozionato. Ed è una specie di canto dell'umanità che è terrorizzata e si arrangia, però si dà comunque una mano e sta insieme. Paradossalmente, quando il 4 giugno del 44 gli alleati entreranno a Roma e quindi la libereranno dall'occupazione, tutta questa frenesia, questa vita, questa allegria finirà. Infatti da quel momento il romanzo della storia, che prima era appunto guerra di sopravvivenza e comunque vita, diventa un requiem. Anche qui è importante oggi fare un ragionamento su questo. La seconda parte della storia di Elsa Morante è una parte in cui non c'è più la guerra, ma ci sono i sopravvissuti col loro dolore che ritornano. Ci sono i sopravvissuti di Auschwitz, ci sono i reduci dalla Russia e c'è un mondo che in qualche modo scopre tutto il dolore e scopre tutta l'ignominia che è stata consumata. Anche questo è molto importante, secondo me, in questo 25 aprile particolare, perché ci ricorda lo scarto tra il prima e il dopo. Cosa succede? Che durante la guerra nessuno sapeva davvero cosa succedeva dove in Germania, nei campi di concentramento, nelle fosse ardiatine, non si sapeva. Elsa Morante è molto brava a raccontare appunto come Ida ogni volta che va al ghetto per comprare qualche piccola cosa oppure per partorire, ascolta il vociare delle persone, le notizie che spesso arrivano da una specie di Cassandra, una specie di matta, però in realtà depositaria della verità, che si chiama Vilma, che è una gattara di Roma, e che però ascolta, sa, conosce la verità per via di una monaca e di una signora che ascoltano la radio e glielo dicono. E lei quindi sparge queste notizie di quello che succede nei campi di concentramento, delle deportazioni, ma nessuno ci crede, perché sembra folle, sembra assurdo, sembra irreale, ed è quello che ci dice anche Elsa Morante: la storia è irreale, è un'irrealtà, è una parodia che tradisce la verità della nostra vita, il fatto che noi vogliamo soltanto essere di fatto un po' felici, un po' liberi di stare qui, di stare al mondo, di vivere questo tempo. E quindi in realtà durante la storia vera, la guerra, nessuno sa nulla. Quando la guerra finisce, i giornali fanno vedere le foto dei mucchi di scarpe, le foto di Auschwitz,
e diventa osceno. Ecco, diventano immagini oscene quelle che si vedono e ne giunge però notizia. Quindi è per questo che dopo la guerra non c'è nessuna vera liberazione da questo punto di vista. C'è la consapevolezza che si sono consumati, si è consumata una violenza che in qualche modo rimarrà per sempre. Elsa Morante a questo punto si fa molto, molto dura nei confronti, proprio nel giudizio che lei ha. Lei è un'anarchica, Elsa Morante, è anche per questo che questo romanzo è stato molto criticato anche dalla sinistra, perché la sinistra voleva vedere invece una storia che andava avanti e in qualche modo riscattava tutto il male. Elsa Morante dice: il male non è riscattabile e comunque qualsiasi forma di potere farà sempre violenza a quello che appunto per lei è il mondo dell'umanità, che è riassunta in Ida Ramundo e nel suo piccolo Giuseppe. Dicevo prima che Giuseppe è un punto di luce del romanzo, perché è un piccolo bambino che all'inizio è precocissimo, inizia a parlare molto presto, naturalmente storpiando le parole. In Giuseppe, in questa sua precocità di nominare quello che vede con gioia, di dare dei nomi alle cose, racconta, ci dice molto di quello che è proprio la visione del linguaggio di Elsa Morante. Per Elsa Morante le parole non sono distinte dalle cose, ma sono una cosa stessa, perché per lei raccontare significa essere fedele alla verità, la verità della realtà, che si dice solo mentendo, solo attraverso la fantasia, perché in qualche modo la realtà non puoi raccontarla col realismo, è molto di più, devi squarciarla, entrarci dentro col fantastico, col mito, con la poesia. E infatti la storia è esattamente questo, è una cronaca di quartiere, dei quartieri di Roma, e nello stesso tempo è piena di squarci verso il fantastico, verso l'onirico, verso i sogni, come dicevo prima, le ninne nanne. E Giuseppe, in questo squarcio, appunto, si pone davvero come il testimone di questa magia delle parole, ma anche di questa magia dello stare al mondo. Giuseppe è felice, è troppo vivo, gli viene detto da un medico a un certo punto, è troppo felice, e perché testimonia proprio questa armonia suprema con il mondo, con la creazione, che poi appunto la storia arriva e deturpa. È in questo la madre e il figlio raccontano, il figlio così straordinario e che poi però durante la guerra straordinario, ma dopo la guerra, dopo aver visto delle immagini nella carta di giornale di tutti i crimini di guerra, invece inizierà a retrocedere. Inizierà a non essere non solo precoce, ma essere tardivo in tutto, nel linguaggio. Questo significa che la guerra e la storia vanno proprio a incidere nella nostra meraviglia, nella nostra sintonia del mondo, dello stare al mondo, che invece appunto rappresenta questa coppia androgina di Ida e Giuseppe. Ci tengo a dire una cosa sulla maternità, che è l'altra grande forza vitale che si oppone alla storia. Ecco che Elsa Morante, in realtà in tutta la sua produzione, da Menzogna e Sortilegio all'Isola di Arturo, a Araceli, appunto la storia, è una grande narrazione di maternità. Il vero unico amore delle donne di Elsa Morante sono i figli maschi, non sono mai altri uomini, proprio perché Elsa Morante racconta le donne come fossero delle sorte di animali. Per Elsa Morante è molto importante il regno animale, anzi, lei costantemente traccia similitudini tra esseri umani e animali, che lei vede come gli ultimi abitanti del paradiso, quindi in qualche modo le ultime forme di sensibilità autentica. Ecco che questa maternità è la maternità che Elsa Morante no, è un nodo biografico molto importante. Elsa Morante non ha vissuto la maternità, anzi l'ha rinnegata, poi l'ha perduta. È un nodo irrisolto della sua biografia, che proprio perché è mancanza, assenza, nostalgia, desiderio rimasto irrisolto, poi diventa sulla pagina e sulla narrazione una maternità straordinaria. Ida e Giuseppe sono una creatura sola. Ed è in questo, naturalmente, c'è della pancia, della viscera, c'è tutta la pesantezza
che Elsa Morante proprio dava alle donne. Le donne sono creature estremamente telluriche, in questo sta anche il fascino. Dei personaggi femminili di Elsa Morante, che è campionessa nel raccontare le donne, nel raccontare i bambini, nel raccontare gli animali, e che invece fa molta più fatica con gli adulti. Per lei gli adulti sono appunto comunque contaminati in qualche modo con il potere. Le donne di Elsa Morante invece stanno ancora una volta al di qua della storia. Ida, ma anche tutte le donne di Menzogne e Sortilegio, ma anche Nunziatella dell'Isola di Arturo, sono donne che a un certo punto fioriscono appena per concepire. E concepire e dare al mondo un figlio è il loro unico senso, non c'è altro. Ora, Elsa Morante era una donna estremamente libera, lei non amava le altre donne, non era femminista, anzi aveva un grande conflitto con la propria femminilità, soprattutto nel momento in cui ha iniziato a invecchiare. C'è un'altra cosa interessante: il libro di La Storia è stato raccontato proprio nel momento in cui lei ha iniziato a sentire la sua vecchiaia, il suo decadimento fisico. Lei, che aveva sempre raccontato l'adolescenza, quindi questa forza del corpo che sboccia, nella storia ha fatto i conti anche col proprio decadimento fisico, col fatto che appunto il corpo femminile, anche di Ida, no? Poi di Rocca, dopo il senso del figlio, no? La donna è come se si infagottasse, si spegnesse, perdesse di senso. Quindi la maternità diventa, nella femminilità di Elsa Morante, il momento fondamentale. E questa maternità straordinaria, esagerata, parossistica, appunto, è la grande sfida alla storia. Cosa succederà alla fine? Succederà che la storia non lascia nessuno vivo, non vi svelo niente se vi dico, non credo, insomma, di rovinarvi questa lettura dicendovi che tutti muoiono nella storia, tutti. Perché così accade, e anche qui non c'è futuro nella storia perché tutti muoiono. Però in Elsa Morante, a guardar bene, anche negli altri suoi romanzi non c'era il futuro. Il futuro è la morte. E Elsa Morante è, anche nella storia, maestra del racconto della morte, che è qualcosa di scandaloso, di veramente ingiusto, perché così come sa raccontare la vita negli animali, la vita appunto in questi adolescenti affamati, in questi bambini, ma anche in queste donne che, nonostante tutta la fragilità, l'ignoranza e la marginalità in cui vengono raccontate, però restano comunque potenti, affamate. Noi, quando vediamo Ida andare addirittura a rubare, lei che ha paura di tutto, lei che ligia le regole, e a un certo punto la vediamo che prende, va in città per rubare un uovo e portarlo a suo figlio, c'è una forza in lei, comunque una forza di resistenza magica, quasi magica. Quindi queste donne sono infime e potentissime nello stesso momento. Ecco che però la guerra, come vi dicevo, quando finisce, lascia il trafiletto di cronaca. Tutti muoiono, e se muoiono in maniera violenta, finiscono su un giornaletto e lì finisce tutto, finisce la vita. Elsa Morante non è d'accordo con il linguaggio della cronaca di giornale, non è d'accordo con il realismo in qualche modo, perché fa violenza a tutto ciò che Ida ha sognato, a tutto ciò che Giuseppe ha nominato. Cioè, Ida e Giuseppe, quando moriranno nel 47, è così falso quel trafiletto del messaggero che esce dopo la loro morte. E invece è così vero tutto quello che hanno immaginato e tenuto segreto e non mai detto. Quindi nella storia c'è la cronaca, senza essere però di giornale, ma di letteratura, di una vita interiore che non lascia traccia nel mondo, che non lascia impronta, e che però è quello che siamo davvero. Questo romanzo ha fatto scandalo, forse anche per questo, perché ci ha ricordato quanto in qualche modo sia più complessa la realtà da raccontare. Non basta esserle fedele. Elsa Morante poi su questo
è una scrittrice, secondo me, che merita tanta giustizia, nel senso che è stata molto dimenticata, cioè anche la storia, un romanzo che è uscito, ha avuto molto successo, è stato ferocemente criticato, poi è stato lasciato cadere nel dimenticatoio. Anche Menzogne e Sortilegio, un romanzo di cui si parla pochissimo, Elsa Morante stessa ha ben poco trafiletto, di solito sui manuali di letteratura, e invece è la più grande romanziera del Novecento italiano, senza dubbio romanzi ottocenteschi, di fattura ottocentesca, quindi con questa volontà di raccontare il mondo come una grande unità, con questo respiro, con questo coraggio di dire io adesso racconto cosa, non una storia, non una persona, io racconto il mondo e io attraverso l'oggetto romanzo ti do una visione del mondo. Questo coraggio, questo rischio, io non so chi altri l'ho avuto in Italia nel Novecento, quindi Elsa Morante, anche lì, perché ha avuto questo coraggio? Anche il fatto che abbia intitolato un romanzo La storia con la S maiuscola, cioè un gesto del genere rivela un'ambizione immensa. Lei ha potuto tutto questo anche perché è nata da se stessa, è un altro aspetto molto bello. Di studiare questa autrice. Elsa Morante è un'autodidatta, è stata una bambina che non è andata a scuola per le elementari, ha imparato l'alfabeto sostanzialmente da sola, ha imparato a leggere e scrivere e in qualche modo ha sempre mantenuto questa sua solitudine, solitudine che da una parte è anche libertà. Lei non ha mai voluto entrare in una scuola, entrare in una corrente, anzi, ha fatto sempre tutto il contrario di quello che facevano gli altri. Lei ha scritto Menzogne e Sortilegio durante gli anni della guerra, appunto, e non c'è niente di più lontano dalla guerra, dal neorealismo, da tutto quello che hanno fatto i suoi colleghi scrittori, da Menzogne e Sortilegio, che è un romanzo appunto ottocentesco e lontano, assolutamente lontano. Da tutte le vicissitudini della guerra. E quando negli anni 70 invece la guerra se l'erano tutti dimenticata, lei se n'è uscita con la storia. E la storia è scritta come se la seconda guerra mondiale fosse stata qualche giorno prima. Ecco che tutto questo racconta di una personalità assolutamente libera. Elsa Morante, anzi sfidante. Lei non ha molta simpatia per gli intellettuali, vuole essere libera di scrivere quello che le pare, non le interessa minimamente di appartenere, lei sa di appartenere solo al suo immaginario. E qui anche voglio dire un'altra cosa, io non so se voi conosciate un altro scrittore del Novecento, quindi Aleico Evo, che sappia attinge in maniera così spudorata e viscerale a una propria immaginazione fervida. Cioè, la storia di Elsa Morante è piena di squarci sul mondo dell'immaginazione. E in questo, appunto, ho accennato prima, ci sono tante cose da dire, vedo che ho ancora non molto, quindi cercherò di essere sintetica, però pensiamo all'uso degli animali nel Elsa Morante. Gli animali sono davvero lo sguardo, la voce disvelante di tanti momenti narrativi. Sto pensando al fatto che nella storia molte pagine meravigliose sono dedicate al ghetto ebraico, alla deportazione degli ebrei e a un certo punto, a pagina 125, se ricordo bene almeno della mia edizione, Giuseppe viene portato alla stazione Tiburtina dal fratello, dove vede un vitello. È un vitello solo che sta per andare al mattatoio, naturalmente non lo sa, però in qualche modo c'è una prescienza oscura in tutti gli animali, anche nelle donne e dei bambini, una prescienza di questa fine, di qualcosa di terribile che sta per accadere. E Giuseppe guarda gli occhi di questo vitello e riconosce appunto questa prescienza, questo sguardo che conosce un destino terribile, che sicuramente non merita. E 125 pagine dopo, a 250 appunto, nella stessa stazione Tiburtina, in quello stesso scalo merci, in quegli stessi vagoni,
per il bestiame, noi troveremo gli ebrei deportati che in qualche modo raccontati ricordano lo sguardo di questo vitello e ricordano questa immane ingiustizia che la violenza e la storia abbattono sulla bellezza della vita, che è anche una bellezza molto semplice in Elsa Morante, appunto è preistorica, è il fatto che veniamo al mondo e che riusciamo intercettare i nostri simili, anche il linguaggio più poetico, è sempre un linguaggio di bambino, di animale, è come un prelinguismo addirittura. C'è questa poesia che sta, diciamo, sempre fuori dal tempo della storia. Ancora una cosa, penso alla tenda d'alberi. Quando si abbatte questo requiem dopo la liberazione, che pure naturalmente è preziosa perché noi ci ricordiamo tutto quello che è stato fatto dai fascisti e dai tedeschi e che ci viene così ben raccontato da Elsa Morante, però è una liberazione che appunto sente il peso di quello che è accaduto e che comunque lascia soli questo figlio e questa madre che si ritrovano in due stanzette. Anche qui Elsa Morante è molto brava a raccontare questi interni meschini, questi bilocali che affacciano sul retro, dove sono delle specie di tane, no? Dove si nascondono questi personaggi in tutta la loro fragilità, che vengono braccati dalla storia, ma che nello stesso tempo, ecco, anche questo voglio dire, non la capiscono. Cioè, queste persone che vogliono solo esistere, vivere la propria vita, come fanno a capire il linguaggio ideologico, burocratico, tecnologico della storia con le sue armi, con le sue leggi incomprensibili? Ida vuole solo ritirare il suo stipendio e dar da mangiare a suo figlio, vuole insegnare l'alfabeto ai suoi scolaretti e improvvisamente la storia le impedisce tutto questo, che è quello che forse dovremmo chiamare normalità. E che appunto anche in questo momento ne siamo privati, ma ben altra cosa rispetto appunto alla guerra, che pure aveva le sue epidemie, e ne viene detto. E quindi dicevo, attorno però e sotto e accanto a questo scempio della storia ci sono dei luoghi, degli spazi salvi. Uno di questi è la tenda d'alberi, vicino al Tevere, dove Giuseppe da solo insieme al suo cane andrà a rifugiarsi nelle mattine in cui non sa che fare perché non è in grado di stare a scuola, di stare all'asilo, e quindi se ne scapperà in questa tenda d'alberi dove ci sono degli uccelli che cinguettano e per lui stanno dicendo: è uno scherzo, è tutto uno scherzo, come dire, cos'è la realtà in fondo e cos'è la storia che arriva e nemmeno riusciamo a comprendere. È solo una violenza, ma anche una parodia di una realtà che invece è gli alberi, il fiume, le piccole amicizie che Giuseppe riesce a fare, nonostante tutto. Quindi ci sono dei luoghi che stanno al di qua della storia. Un aspetto in questo anche non riesco a trovare altri autori che abbiano raccontato così bene il fatto che il tempo è un luogo, perché di fatto per Elsa Morante la vita è un luogo, è l'isola di Arturo in qualche modo, è tutto ciò che sta nell'infanzia, che sta nell'adolescenza, che sta nella fantasia. Da una parte nella fantasticheria, nell'immaginazione, ma anche tutto ciò che sta proprio vicino al corpo di tua madre, vicino al fiato degli animali. C'è questo aspetto di presepe, di stalla, di luogo ancestrale, di capanna da cui tutti siamo nati, questa visione uterina, se vogliamo, del luogo preistorico. E poi c'è la storia che invece è quel luogo adulto, violento, razionale, insensato, in cui si va quando si sbarca, insomma, si salpa dall'isola di Arturo, dalla magia, da questo cerchio magico e si va incontro a che cosa? Anche qui, anche nell'isola di Arturo, se vi ricordate bene, non c'è un futuro. Quando lui smette di essere adolescente e parte per Napoli e lascia la sua isola, non c'è un futuro da costruire, c'è il decadimento. C'è l'addio a quella magia iniziale
il rimpianto, ecco, la nostalgia per questo cerchio magico che è l'infanzia, che è il nascere, che è appunto anche la maternità. Quindi Elsa Morante è una scrittrice che, come nessuno, sa raccontare il passato, perché sempre leggendola è sempre un passo, si sprofonda sempre all'indietro, in antefatti, in ricordi. E però c'è sempre anche questo destino infame, scandaloso della morte che riesce a intaccare i corpi, ma non riesce a intaccare la memoria di queste persone. Quindi, e qui concludo perché vedo che siamo arrivati a 40 minuti e passa. Quindi la storia è commovente, è un romanzo commovente perché in qualche modo salva questa infima donna, infima nel senso di misera. Non in senso di morale, ma salva questa madre, questo figlio, che sono degli assoluti nessuno e che appunto solo in virtù della loro morte, della morte del figlio e della pazzia della madre, che dopo la morte di Giuseppe perderà la ragione completamente, sarebbero degli assoluti dimenticati, oltre quel trafiletto che non dice nulla in realtà di tutta la ricchezza della loro vita. Però a cosa serve la letteratura? Serve proprio a questo, a salvare questi nessuno. Quindi la storia di Elsa Morante, in qualche modo, a un certo punto, prende tra le braccia queste due persone e le riconsegna a tutta la grandezza che è poi la vita, anche la più semplice, con tutti i suoi sogni, tutte le sue ninna nanne, tutti i suoi affetti, tutta la sua complessità. Ed è grande testimonianza, appunto, della storia con la S minuscola.